Protesta singolare ieri sera a Bella presso la casa di riposo di via Modena, a rischio chiusura. Esposto uno striscione indirizzato all'attenzione del sindaco al passaggio della processione della Madonna del Carmine. Protesta singolare ieri sera a Bella presso la casa di riposo di via Modena, a rischio chiusura. Esposto uno striscione indirizzato all'attenzione del sindaco al passaggio della processione della Madonna del Carmelo. Sentiamo Michelangelo Russo. Chi ha partecipato alla processione di ieri sera non può non averlo notato. Campeggiava sulla facciata principale della struttura uno striscione contro il sindaco a firma di Pio Lioi della cooperativa sociale che gestisce una delle due case di riposo di Bella su cui pende un'ordinanza di chiusura. Entro 15 giorni, infatti, lo storico centro sociale dovrà chiudere i battenti. Una protesta sicuramente singolare, quella organizzata ieri, culminata nel corso della processione. Ormai da 30 anni siamo qui al centro sociale di Bella, facciamo questa protesta pacifica per richiamare l'attenzione del sindaco e degli amministratori sulle problematiche riguardanti il centro sociale di Bella, che ormai rischio chiusura perché vi è un'ordinanza di chiusura alla quale noi abbiamo fatto opposizione, però d'altro canto c'è un contratto di fitto di ben 30 anni che prevede anche la ristrutturazione di questa casa di riposo per persone non autosufficienti. E l'amministrazione comunale aveva un contributo di 175.000 euro e lo ha perso con la Regione Basilicata. Noi siamo ancora disponibili a investire per riammodernare e adeguare la casa di riposo. Il sindaco, l'amministrazione comunale ci ha negato la possibilità di adeguarla e per questo ci troviamo in questa condizione. Nella struttura attualmente ci sono una ventina di ospiti, tra i quali anche alcuni anziani non autosufficienti che, a detta di Lioi, rischiano di restare senza un tetto per via della mancanza di sensibilità del sindaco e degli amministratori. La struttura infatti è a rischio sgombero per un mancato adeguamento alle norme vigenti in materia. Al momento resteranno qua fin quando noi resteremo qui senza violare la legge. Cercheremo di farli restare qui perché sono anziani non autosufficienti, sono anziani indigenti, oltre alla non autosufficienza, hanno delle abitudini, alcuni sono proprio residenti nella casa di riposo, ormai da 15 anni, e noi tuteliamo solo questi, non lo facciamo per questioni economiche, perché il numero è esiguo, non vogliamo interrompere il servizio, non vogliamo traumatizzare questi poveri anziani che al momento si trovano qua. Se la colpa domani verrà imputata a noi o a loro, gli anziani non c'entrano, c'è sempre un momento di sintesi per risolvere il problema della casa di riposo. L'amministrazione comunale ha fatto sapere che a breve renderà pubblica la propria posizione su questa controversa vicenda.